Salve, sono Rossano Pezzi dell'MMT, siamo un'azienda che facciamo movimentazioni terra, scavi, urbanizzazioni, oltre a movimentazioni di semi oleosi e di vinacce in questo impianto, il tutto mirato alla produzione di olio alimentare ed energia elettrica. Per le lavorazioni in questo impianto usiamo delle pale gommate che servono per l'alimentazione degli essiccatoi e quant'altro dei forni. E l'ultimo acquisto in ordine di tempo è stato una Dawson DL200 che, nonostante i 2 mesi di vita, è una macchina che ormai ha raggiunto le 1000 ore, perché i cicli produttivi sono 24 ore su 24, compreso festivi e quant'altro. Quindi cicli di lavorazione continui, tratte di lavorazione molto brevi, quindi la macchina è sempre sottoposta a un cambio, un'inversione di marcia, carico e scarico continuo per le 24 ore lavorative, e quindi è una lavorazione pesante come tipologia. Il motivo della scelta della Dawson DL200 è stato fatto dopo prove comparative sia di velocità sia di produzione e stabilità della macchina. Per ora posso dire, raggiunte le 1000 ore, la macchina ha dato ottimi risultati, buona affidabilità e, cosa importante, consumi più ridotti rispetto alle altre macchine della flotta che usiamo in questo impianto.